Buongiorno a tutti, buongiorno Siena da Matteo Borzi, quest'oggi alla guida del format che ogni mattina ormai da molto tempo vi tiene compagnia. Prima parte come sempre dedicata alla rassegna stampa, dalle 8 in poi invece la trasmissione classica con gli approfondimenti, con gli ospiti, con i commenti che vi terranno compagnia appunto fino alle ore 9. Buongiorno a chi ci segue da Siena TV, canale 90 del digitale terrestre, chi invece è già magari in macchina e ci segue dalla radio, Radio Siena 92.2 93.7. Allora, come detto, puntata molto intensa anche quella di questa mattina, con le notizie principali che arrivano sia dai giornali nazionali, sia dai quotidiani e dai siti locali. Il tema di oggi, e lo vedrete successivamente, sarà senza dubbio l'entrata in funzione dei due tutor che sono stati installati dal Comune di Siena qui nella Cassia, quindi nella zona di Isola d'Arbia, dove era già presente un autovelox, e nell'8-0 della Due Mari. Anche in questo caso era già presente un autovelox ed è stato installato il tutor. Cosa faremo oltre a parlarne? Faremo anche un viaggio e andremo a vedere con una appunto delle nostre colleghe, in particolare con Simona Sassetti, che cosa si trovano e si troveranno quotidianamente i cittadini passando da queste zone. Lo andremo a scoprire più tardi. Poi avremo anche i nostri ospiti, come di consueto, Giovanni Ciappelli, ci darà alcune notizie provenienti dalla Toscana, e successivamente il sindaco di Buonconvento, Riccardo Conti, proprio per parlare di quell'argomento, perché i più penalizzati purtroppo saranno proprio i pendolari. Uno sguardo prima di entrare nel vivo con i giornali nazionali. Il tema a livello nazionale, questo che state vedendo è la prima pagina del giornale: ladri di reddito, sussidio grillino ora basta, retata di 5.000 truffatori al sud, già sottratti 100 milioni e crescono i giovani inattivi, centrodestra e Renzi in pressing, stop allo scempio. Questo stesso argomento si trova anche sulla prima pagina della Nazione di Siena, pagina ovviamente dedicata alle notizie nazionali. I furbetti del reddito di cittadinanza, centinaia di denunciati, finti poveri con la Ferrari, parcheggiatori abusivi, lavoratori in nero e anche uomini dei clan mafiosi. Esplode la polemica sulla misura. I 5 Stelle fanno muro nel giorno in cui il partito si spacca al Senato sul candidato Conte. Questo è appunto una delle notizie principali che troviamo sui giornali. La Stampa: Salvini strappo sovranista, scontro aperto con Giorgetti, oggi la sfida arriva al Consiglio federale, ignorati gli appelli a entrare nel PPE. Questo è appunto per quanto riguarda la prima pagina della Stampa. Questa è invece la prima pagina di Repubblica. Qui si parla anche oltre i confini nazionali. Ex poliziotto afroamericano, il nuovo sindaco di New York. Si tratta di Eric Adams, 61 anni, che è appunto il nuovo sindaco di New York, eletto con oltre il 66%. Si parla anche di recovery, l'ultimatum del sud, Gaetano Manfredi, primo cittadino di Napoli, fondi e più personale o valuto le dimissioni. Draghi conosce la situazione, qui il PNRR rischia di fallire. Questo è uno sguardo appunto alle prime pagine dei giornali nazionali. Questo invece è il Corriere della Sera: Lega contromossa di Salvini dopo l'apertura del fronte interno, il leader in videochiamata con Orban, vertice sulle critiche di Giorgetti e sprint sul gruppo sovranista in Europa.
Ecco, insomma, questa è un po' un'infarinatura dei giornali nazionali. Più tardi andremo a vedere anche quelli che sono i portali di informazione. Questo, per esempio, insomma, è il nostro sito, radiosenatv.it, dove c'è una notizia proprio di ieri sera con Claudia Pratelli, nuovo assessore alla scuola del Comune di Roma. Claudia Pratelli, senese, è entrata appunto nella giunta Gualtieri proprio al Comune di Roma. Parleremo anche di questo, ma anche di altre notizie che si trovano appunto all'interno del nostro sito radiosienatv.it. È il momento, mi segnalano dalla regia, di una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo insieme, entreremo nel vivo della lettura dei giornali a tra poco. Ancora buongiorno a tutti amici di Siena TV e di Radio Siena, questo è Buongiorno Siena e questo è lo spazio dedicato alla rassegna stampa nazionale. Partiamo come detto dai vari quotidiani per dare uno sguardo a quelle che sono sia le prime pagine sia ancora anche alcuni articoli che riguardano le notizie che arrivano dall'Italia, i furbetti del reddito di cittadinanza. Questo è il titolo di apertura della Nazione, centinaia di denunciati, finti poveri con la Ferrari, parcheggiatori abusivi, lavoratori in nero e anche uomini dei clan mafiosi. Esplode la polemica sulla misura. I 5 Stelle fanno muro nel giorno in cui il partito si spacca al Senato sul candidato di Conte. Questa stessa notizia tiene banco anche su altri quotidiani nazionali, ad esempio questo è il Messaggero: reddito, truffe per 174 milioni. Il bilancio shock delle somme sottratte all'erario dopo 2 anni di indagini di Arma e GDF, sussidio a camorristi e proprietari di Ferrari, falle nei controlli, le banche dati non dialogano. Questa maxi inchiesta, insomma, che sta facendo luce sul mondo appunto del reddito di cittadinanza e soprattutto su appunto queste situazioni in cui è stato ottenuto in maniera non corretta, come vedete. Poi ancora sul giornale: ladri di reddito, retata di 5.000 truffatori al sud, già sottratti 100 milioni e crescono i giovani inattivi. Centrodestra e Renzi in pressing, stop allo scempio. Il tema, insomma, è molto dibattuto e lo è già da un po' appunto su questo reddito di cittadinanza, da quando è stato introdotto. Yacht, Ferrari e ville, questo è il Libero. Scandalo di cittadinanza, yacht, Ferrari e ville col reddito grillino. Retata al sud, incassavano l'obolo voluto da Movimento 5 Stelle, pure migliaia di condannati e immigrati irregolari. Dov'era l'INPS quando i truffatori facevano domanda? Questo è il pezzo appunto di Libero, con questo argomento che è, come vedete, sulle prime pagine di molti quotidiani nazionali. Proprio sulla Nazione, a pagina 3, si approfondisce lo stesso argomento: il finto bulgaro, eccolo qua, e il povero in Ferrari, che fantasia i furbetti del reddito, stratagemmi e inganni per il sussidio, un popolo di abusivi, bigami e falsi disoccupati, il ruolo dei camorristi. L'articolo di Davide Nitrosi con tutte le, appunto, gli approfondimenti su questo argomento, con appunto, come vedete, all'interno i dettagli e i vari particolari. Sfogliamo ancora le pagine della Nazione di Siena, andiamo a pagina 5, soldi a pioggia senza creare lavoro, il fallimento della bandiera grillina. Eccoci ancora con questo articolo, anche la Caritas boccia il reddito, escluso un terzo degli indigenti e un beneficiario su 3 non è povero. Disastro sul fronte dell'occupazione, solo il 15,1% ha trovato un posto. Flop di Navigator e centri dell'impiego. Questa è la situazione, con anche un grafico che mostra la situazione di reddito e pensione di cittadinanza ad agosto del 2021. Questo appunto ancora la Nazione con la pagina 5, abbiamo detto.
Cambiamo argomento, sfogliamo ancora le pagine della Nazione, pagina 6, il lungo viaggio del milite ignoto, Mattarella, la guerra è una follia, si celebrano l'unità nazionale e le forze armate e qui c'è appunto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che rende omaggio deponendo corone d'alloro per i caduti. Oggi come allora il treno ha percorso l'Italia fino a Roma per unire idealmente tutti i cittadini. E noi sfogliamo ancora e arriviamo a pagina 7. Maria e il figlio inghiottito dalla trincea incarna il dolore di tutte le madri. L'attrice Sonia Bergamasco interpreta la Bergamas nella fiction che va in onda questa sera su Rai 1. Continuiamo a sfogliare, arriviamo a pagina 8, grillini divisi, fronda anti-Conte in Senato. L'ex premier non riesce a imporre il suo candidato come capogruppo, il voto finisce in parità. Di Maio minimizza, questo è perché siamo vivi. In taglio basso Salvini sfida Giorgetti, oggi la resa dei conti nella Lega. Qui si parla, come detto, di politica e poi altro tema assolutamente importante del momento è quello che insomma riguarda la corsa al Colle, la corsa al Colle dei Magnifici 12. E se il presidente fosse donna, ovviamente si sta parlando del Presidente della Repubblica, l'anticipazione del libro di Vespa, Casellati e Cartabia in prima fila, ma ci sono anche Belloni e Pinotti. Qua ci sono una serie di immagini, di foto con vari possibili candidati, il negoziatore Casini potrebbe mettere tutti d'accordo, Prodi ricorda ancora l'agguato dei 101 nel 2013. Andiamo avanti, sfogliamo e arriviamo a pagina 10 e cambiamo di nuovo argomento sui vaccini, un overdose di comunicazione. Il direttore generale dell'AIFA commenta, si è creato un clima di confusione che non ha favorito la fiducia, serve rigore metodologico. E poi ancora a pagina 11, ma la terza dose è necessaria, la guida per superare tutti i dubbi. Parla il sottosegretario Costa, entro fine anno richiamo a insegnanti under 60. Tocca anche a chi ha fatto il Johnson & Johnson. Questo è il tema dedicato appunto ai vaccini, quindi alla terza dose che, come abbiamo più volte detto, parte ed è partita con le categorie più a rischio e le varie categorie dei più fragili, dei più anziani e poi anche gli operatori appunto del settore sanitario, chi aveva effettuato il vaccino in anticipo rispetto agli altri. A pagina 12 ancora della Nazione, Denise è viva, cercatela ancora. L'urlo della madre, vado in piazza. La cinquantenne contro la procura che vuole archiviare il caso, da 17 anni attendo giustizia. Corteo a Roma, poi c'è anche questa immagine virtuale che ricostruisce la figura, l'immagine, la foto appunto della ragazza che oggi avrebbe 21 anni. Questa è una appunto foto che si ricava confrontando appunto le varie situazioni, quindi con l'età che la ragazza avrebbe adesso. E poi a pagina 13, trovata dopo 18 giorni, era stata rapita, sequestratore tradito dai pannolini. Episodio accaduto in Australia, Cleo, 4 anni, era pochi chilometri da casa, fermato un 36enne senza figli, i vicini insospettiti dalla spesa, e così appunto è stato risolto questo caso. Qui si parla di Toscana, ma di Toscana ne parleremo tra poco anche con Giovanni Ciappelli, con il quale ci collegheremo. Abbiamo ancora un minutino, se non sbaglio, per guardare le pagine nazionali, sfogliando però questa volta il Corriere di Siena, lavori alle scotte sia l'ampliamento, questo è ovviamente un tema che riguarda Siena e che vedremo tra poco. Qua però si parla appunto di notizie nazionali, pagina 2, materiali scadenti, sequestrato viadotto, 4 arresti a Catanzaro e sigilli a 3 società per i lavori su Ponte Morandi e Galleria Sanzinato. L'operazione della Guardia di Finanza porta alla luce gravi anomalie nel corso della manutenzione straordinaria.
E poi sotto Salvini risponde a Giorgetti facendo asse con Orban. Il leader della Lega ribadisce la sua posizione nel corso di una conferenza stampa insieme al premier ungherese. In taglio basso, sempre a pagina 2, il viaggio del milite ignoto raccontato in un docufilm su Rai 1. E poi la pagina successiva, qua siamo appunto sempre sulle notizie nazionali, sequestrati Green Pass falsi, indagato, insomma, tra gli altri, anche Pippo Franco. C'è anche quella del comico fra le documentazioni verdi oggetto dell'inchiesta della Procura di Roma. Eccolo qua. Andiamo avanti, pagina 4, girava in Ferrari e prendeva il reddito di cittadinanza. Troviamo anche qui lo stesso argomento che abbiamo visto ampiamente prima, c'era pure chi aveva la barca, chi un autonoleggio. In totale 20 milioni ricevuti indebitamente. I carabinieri del comando Ogaden, Campania, Puglia, Abruzzo, Molise e Basilicata hanno scoperto, pensate, 4.839 furbetti. E poi si parla in taglio basso, Intesa, 4 miliardi di utile in 9 mesi, presentati dal CEO Carlo Messina i risultati conseguiti dall'istituto di credito. Alla pagina successiva si apre la pagina dedicata alla Toscana, medici di emergenza urgenza, via a tre corsi, saranno a numero chiuso, negli scorsi anni erano stati sospesi. Bezzini dice una misura in più per rispondere ai bisogni del sistema. E adesso è il momento di fermarci nuovamente per una piccola pausa. Siamo ancora nella parte dedicata alla rassegna stampa. Abbiamo ancora tempo per andare a leggere i quotidiani. Allora, piccolissima pausa pubblicitaria. Restate ancora con noi con Buongiorno Siena. Buongiorno a tutti, bentornati, buongiorno Siena, ancora un saluto da Matteo Borzi, un saluto a tutti voi che siete già in macchina verso i vostri luoghi di lavoro e che ci seguite dalla radio, Radio Siena 92.2, 93.7, oppure chi è invece ancora a casa e ci sta seguendo attraverso la TV, canale 90 del digitale terrestre. Abbiamo dato uno sguardo a quelli che sono i temi del giorno per quanto riguarda i giornali nazionali, è il momento adesso di sfogliare i quotidiani locali. Lo facciamo partendo dalla Nazione di Siena, il giorno dei conti a Rocca Salimbeni. Questo è l'apertura. Oggi il bilancio con gli utili del terzo trimestre, fallisce il tentativo di conciliazione tra banca e sindacati. Poi vedete questa immagine, ne abbiamo parlato ampiamente anche all'interno del nostro TG di ieri sera, Comune e Opera. Lite sul The Horse, qui si parla di questa opera che è stata appunto avviata, di cui è stata avviata la costruzione in Piazza San Giovanni, argomento del quale avevamo parlato anche circa 2 settimane fa. Ieri sull'argomento ci sono state appunto delle posizioni contrastanti, con il comune che afferma di non aver dato l'autorizzazione, mentre Opera insomma cerca di far valere le proprie ragioni. Eccolo qua, proprio questo articolo, l'approfondimento della Nazione, poi successivamente ci vedremo anche il nostro servizio di ieri. Ovviamente, Comune contro il The Horse in Piazza San Giovanni, il palazzo sospende i lavori non autorizzati, anche residenti e Contrada della Selva sono critici sul progetto di Opera. Di Bello, che ovviamente è il direttore, che è il responsabile di Opera, afferma tutto regolare. Queste sono l'immagine con le foto che ieri hanno iniziato fin dalle prime ore della mattina a fare il giro della città. L'idea è di installare 2 antiche limonaie per restaurate e offrire prodotti a chilometri zero. Questo si legge appunto nell'articolo. In taglio basso, mense scolastiche, nuovo sciopero all'orizzonte. Torna alla carica la Fisi, ma non c'è ancora nessuna comunicazione ufficiale. Si va oltre le 10 giornate di ottobre che hanno fatto scattare la protesta. L'assessore Benini dice ASP ha precettato il personale e concordato con i sindacati il menù.
Andiamo avanti, sfogliamo, siamo a pagina 3. Niente accordo tra il Monte e i sindacati. Finisce il tentativo di conciliazione davanti al giudice del lavoro, udienza rinviata a lunedì. Oggi la Di Bastianini presenta i conti del trimestre. Questo riguarda appunto il possibile tentativo di conciliazione che si è svolto ieri appunto per quanto riguarda questa appunto i sindacati, che davanti al giudice del lavoro hanno tentato questa conciliazione, come vedete appunto non è andata a buon fine, quindi si andrà avanti appunto lunedì con una nuova udienza. In taglio basso, Santa Maria, arriva Paola Passarelli Gualtieri, una senese nella giunta. Anche qui articolo che abbiamo visto poco fa nel nostro sito radiosenatv.it con Claudia Pratelli, che appunto sarà assessore al Comune di Roma. Arriviamo a pagina 4, ancora della Nazione di Siena, il Festival della Salute torna a Siena, incontri a teatro e al Santa Maria, dall'11 al 14 novembre, seminari, workshop, convegni e spettacoli sulla sanità, sulla ricerca e sull'innovazione. L'assessore Apolloni dice: disegneremo i piani della sanità di domani, sala del pellegrinaio e rinnovati i nostri luoghi più belli per parlare di scienza. E poi in taglio basso, ancora nella stessa pagina, Frediani eletto nuovo presidente della Società Italiana Osteoporosi, il direttore della reumatologia e del Dipartimento di Scienze Mediche al Policlinico delle Scotte. Alla pagina 5, eccola qua, scusate, ancora per la Nazione, c'è il tema che tratteremo ampiamente più tardi, che riguarda appunto l'entrata in funzione proprio oggi dei tutor, quindi quello installato sulla Cassia e quello installato sull'8-0 della Due Mari. Cassia e l'8-0 il giorno dei tutor, dopo il lungo iter burocratico e la sperimentazione entrano in funzione i nuovi controlli sulla velocità. E qui ovviamente parla anche il vice sindaco Andrea Corzi, che dice: tolti i balzelli dell'autovelox, Siena è una città all'avanguardia. Vedremo se insomma cittadini come dire, comuni limitrofi sono d'accordo su questo argomento, lo scopriremo ovviamente più tardi. Adesso però c'è la nostra sigla. Eccoci di nuovo insieme, amici di Siena TV, buongiorno Siena, posti dimezzati, qui si legge ancora la Nazione di Siena, posti dimezzati a pagina 7, mandiamo via le persone, molti gestori non fanno entrare i minorenni, qui si parla appunto di feste, di discoteche, di locali notturni. Filippo Grassi, responsabile nazionale dell'intrattenimento di Fiepet Confesercenti, parla e fotografa le difficoltà della ripartenza. Devono farci tenere aperto a prescindere dalla zona bianca e poi con la vaccinazione in atto dobbiamo tornare a capienza piena. Ancora sulla stessa pagina, il direttore Antonio Ligios va in pensione, si parla dell'Istituto Musicale Franci, alla guida del Franci arriva Matteo Fossi. E poi alla pagina 8 della Nazione troviamo la cronaca, spacciavano tra Pantaneto e la Coroncina, scoperti dai carabinieri, i due sono stati condannati a 10 mesi, una vicenda che conferma la diffusione capillare degli stupefacenti in città. E poi ancora la pagina 9, Rubiter, la soluzione pesa sul processo madre. L'avvocato dell'ex premier lo ha ribadito ieri a margine dell'udienza a Milano. È una gemma, un frammento di quello che era in avvio solo un procedimento. E poi il deputato Letta in taglio basso festeggia l'elezione con il PD. Il segretario Dem ritorna a Siena a un mese dal voto. Istituto Biotech depositata la proposta di legge.
Ecco qua ancora una notizia, altro tema importante, a pagina 10. CUS Siena, l'acqua calda è il regno del padel. Apre il primo campo dedicato alla nuova disciplina. Il presidente Gotti, più servizi ai nostri studenti. Il rettore Frati dice grande opportunità. E poi in taglio basso, il comune ricorre al debito fuori bilancio per la buca. Mentre diamo uno sguardo anche al... pagine del Corriere di Siena, nuovi lavori all'ospedale delle Scotte, via libera del Consiglio Comunale. E poi in taglio basso, ecco qua, lite demossi Valentini sul Santa Maria della Scala. L'ex sindaco chiede notizie sugli interventi, il primo cittadino sbotta, voi non avete fatto niente. Mi aggancio proprio a questo articolo del Corriere di Siena perché sull'argomento abbiamo realizzato proprio ieri sera all'interno del nostro TG un servizio, e allora andiamo a vederlo insieme. Un consiglio comunale acceso, quello di questa mattina. I protagonisti del botta e risposta animato sono stati da una parte l'ex sindaco, oggi consigliere di minoranza, Bruno Valentini, e dall'altra l'attuale sindaco Luigi De Mossi sulla questione Santa Maria della Scala. Il consigliere Dem infatti ha interrogato il sindaco per sapere quali progetti siano previsti per il Santa Maria della Scala nel biennio 2022-2023, anche in chiave di attrattività turistica, notando come per adesso siano state definite soltanto le poltrone al vertice e rilevando al contempo un certo immobilismo programmatico dell'ente. Al momento sono state definite solo le poltrone del vertice, ma manca ancora la ratifica prefettizia e soprattutto un'ennesima delibera di consiglio, con la quale vengono attribuite al nuovo soggetto i finanziamenti necessari, e non si ha al momento alcuna notizia circa possibili partner della fondazione, indispensabili per dare sostanza a un cambio di assetto che finora le iniziative culturali esposive del comune sono state tante ma mai di alto livello. Quali progetti siano previsti per il 2022 e il 2023 anche in chiave di attrattività turistica? Il sindaco De Mossi ha replicato piccato al consigliere chiedendosi con quale credibilità possa presentare l'interrogazione, rinfacciando al PD una mancata collaborazione nei lavori per la creazione della fondazione e accusando l'oppositore di essere la causa del botto del Monte dei Paschi. Al contrario è tutto un no, tutta una critica, tutta un'assenza di costrutto, cui a forza di amministrare questa città, come fa la mia amministrazione e questa maggioranza, diversa perfino stucchevole rispondere. Si vada a leggere tutto quello che avete detto in campagna elettorale e che i cittadini le hanno rinfacciato. I buchi di bilancio, le passività trentennali, la mancata realizzazione delle opere pubbliche, l'assenza dei marciapiedi, della viabilità, della sicurezza cittadina. E poi il culmine è il botto che avete fatto fare alla più grande banca italiana, privando Siena del Monte dei Paschi. Il sindaco durante la risposta all'interrogazione ha anche comunicato ufficialmente che il Ministero della Cultura proprio stamani ha nominato Paola Passarelli come membro del Collegio dei Sindaci Revisori, ricoprendo così l'ultimo posto vacante, per cui adesso il vertice amministrativo della nuova struttura che gestirà il complesso museale è pronto e l'ente è più vicino ad entrare in azione. Proprio stamani, guardi la casualità, il capo di gabinetto Lorenzo Casini, va bene, a nome del ministro, ha nominato nel Collegio dei Sindaci Revisori la dottoressa Paola Passarelli. È arrivata stamani questa nomina. Quindi ora siamo al completo, solo ora però siamo al completo. E questo era il nostro servizio dedicato appunto a questo argomento, con questo botta e risposta tra il sindaco De Mossi e l'ex sindaco Valentini. Tra poco continueremo con le notizie, continueremo ovviamente con gli ospiti, poi anche con il nostro viaggio, come promesso, sulla Cassia per scoprire questo primo giorno di entrata in funzione del tutor appunto sulla Cassia e sull'80 della Siena Grosseto, e poi ovviamente avremo anche un nostro ospite. Allora, piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo insieme ancora con Buongiorno Siena. Ancora buongiorno Siena, di nuovo in diretta. Siamo arrivati al momento di introdurre il nostro primo ospite di oggi. È un ospite insomma molto conosciuto da voi che ci seguite quotidianamente, perché è Giovanni Ciappelli da Radio Toscana. Buongiorno Giovanni.
Buongiorno Matteo, buongiorno a tutti. Grazie per il molto conosciuto. Ora. Ormai sei di casa, possiamo dirlo sicuramente sì. Più di me, visto che sono ospite di questa trasmissione soltanto oggi. Però oggi, Giovanni, è un giorno importante perché è il 4 novembre ed è insomma una ricorrenza importante perché 55 anni fa insomma c'è stato l'alluvione di Firenze. 1966, sì, un punto da cui la protezione civile italiana ha preso le mosse, nel vero senso della parola, da purtroppo altri fatti che avvennero tra gli anni 60 e gli anni 70, è stato ricordato più volte, è stato forse l'inizio di quello che è il sistema di protezione civile come lo conosciamo, l'alluvione che sconvolse Firenze e anche gran parte della Toscana, perché la piana dell'Arno ovviamente ebbe delle ripercussioni forti anche in tante altre zone. Chiaramente l'impatto anche a livello emotivo, a livello internazionale, fu quello dei 4-5 metri di acqua nel centro di Firenze, ovviamente con tutto ciò che ne seguì. Sarà chiaramente la giornata del ricordo, di varie iniziative per ricordare anche l'impegno di tantissime persone, gli angeli del fango, ma non solo, che dettero mano in quei mesi terribili. E anche, come spesso accade a novembre, in contemporanea con questa ricorrenza, anche l'occasione per fare il punto della situazione sul rischio idraulico in Toscana, su quelle che sono le opere che devono essere ancora fatte, che sono in progettazione. In questo senso ieri la regione ha fatto un po' un bilancio di quelli che sono i cantieri impostati, le risorse messe a disposizione. La domanda, come ogni 4 novembre, è: ma ricapitasse un'alluvione come nel 66? Che esatto. Cosa succederebbe? Esatto. Ci sarebbe lo stesso impatto? Probabilmente no. Questa è una risposta che da qualche anno in realtà viene data, perché fino a qualche tempo fa, insomma, l'Arno era considerato ancora un grande malato, non c'erano infrastrutture di sicurezza probabilmente adeguate. Adesso piano piano ci si sta arrivando, testimonianza a quello che accadde proprio a novembre 2 anni fa, nel 2019, ci fu un'ondata di maltempo molto violenta, certo, che interessò sia la costa che l'interno, e Pisa si salvò grazie alla rimessa in funzione del canale scolmatore a Cascina, che, diciamo così, tagliò in buona parte le acque dell'Arno che stavano andando verso la città e deviò. È un canale che poi porta direttamente al mare, salvando, diciamo così, Pisa. È un primo passo. Giovanni, quello dell'alluvione ovviamente è stato, chiamiamolo, un evento eccezionale, ma quanto sono importanti queste pratiche, queste buone pratiche, chiamiamole così, di protezione civile, insomma, per sensibilizzare i cittadini, come hai detto prima, no? Non solo quando poi c'è un evento più grande, ma insomma per il quotidiano. Certo. Se pensate adesso a tutte le volte che sentiamo l'allerta meteo di codice giallo, di codice arancione, qualcuno dice se ne abusa, in realtà sono disposizioni tecniche, ricordiamo, arrivano, certo, dalla protezione civile, non vengono improvvisate, ma adesso è un qualcosa a cui siamo abituati e su cui stiamo impostando una serie di comportamenti consapevoli. Le cronache della sera del 3 di novembre a Firenze parlano di 10 giorni di pioggia quasi continua e la gente che andava tranquillamente al cinema, che continuava la sua vita normalmente, di tecnici agli impianti dell'acquedotto, che sono tuttora sull'Arno nella zona dell'Anconella a Firenze, che erano regolarmente in servizio. È la drammatica storia di un tecnico che si sentì arrivare una telefonata da un suo collega che gli diceva sostanzialmente di scappare perché stava arrivando la piana dell'Arno e non ce la fece. In 55 anni tanto è cambiato, come dicevamo, un po' di protezione civile è nata anche grazie, a causa, diciamo, di questo evento, e insieme appunto alle opere anche ai comportamenti consapevoli, l'uso della tecnologia naturalmente sta agevolando un po' anche questo processo, in presenza, e questo va detto, di cambiamenti climatici che però sono molto molto più impattanti. In breve, ci sono due argomenti che volevo trattare con te. Il primo, prendo spunto dalla Nazione di Siena, nella pagina dedicata alla regione, nella quale in taglio basso si parla di rifiuti. Rifiuti, bando su nuovi impianti a metà novembre. Slittata la gara per essere in linea con le offerte provenienti dalla PNRR. Qui parla l'assessora Monni, che dice: vogliamo incrociare le nostre esigenze con i 7 bandi europei. Sul tema dei rifiuti,
Giovanni, qua insomma, almeno per quello che riguarda Siena, il tema è molto caldo. Ci sono stati, ci sono quotidianamente dei problemi, ci sono molte lamentele da parte dei cittadini, c'è stato addirittura un consiglio comunale dedicato a questo tema. A livello regionale, ovviamente prima diciamo di Firenze, ma poi anche un po' a livello regionale, c'è secondo te una strada ben delineata o si va un po' così a vedere quello che accade? Allora, la strada ben delineata forse non la definirei, registro il fatto che di piano di rifiuti si sta parlando in maniera magari anche virtuosa, perché testimonia una concertazione, come si dice in termine tecnico, abbastanza ampia, però ecco, una linea strategica forse globale non c'è. Va detto che in Toscana sulla gestione dei rifiuti ci sono tanti comuni che vengono riconosciuti anche a livello nazionale come delle realtà virtuose, molto positive, dove c'è un valore di raccolta differenziata molto alta. Ci sono però delle questioni irrisolte, questioni sospese, non siamo ai livelli di scene viste anche in questi ultimi giorni a Roma, dove il tema per esempio è molto più ampio, però probabilmente un coordinamento maggiore deve essere impostato. Tu facevi riferimento alle dichiarazioni dell'assessore Moni, l'assessore all'ambiente, che cita il PNRR. Io ci aggiungo, non vorrei che venisse visto come la panacea di tutti i mali, cioè abbiamo un problema, vabbè, prendiamo qualcosa dal recovery fund. Certo. Anche, no, purtroppo non funziona anche così. Perché se ne sta parlando praticamente in tutti i campi, no? Su, insomma, questi contributi del PNRR, insomma, tu, come hai detto tu, in molti fanno affidamento a questi. E ci aggiungo anche, a volte a sproposito, cioè c'era l'appello di Nardella qualche giorno fa per la questione delle strade, in riferimento soprattutto alla Fipili. È stato spiegato molto chiaramente, il PNRR non può andare a finanziare quel tipo di infrastrutture, ha altri ambiti di intervento, ma non la viabilità tout court. Giusto, sbagliato, purtroppo non dipende dalle amministrazioni locali, però ecco appunto, non vorrei che anche sulla questione dei rifiuti, e in questo caso sul recovery fund, un grosso pezzo di ambiente, di tutela dell'ambiente c'è ed è giusto che ci sia, però non vorrei davvero che si riversasse tutto lì e poi alla fine la montagna partorisce il topolino anche su questo argomento. Certo, e per concludere, cambio di nuovo argomento, oggi spaziamo e, vai, insomma, vai su tutti i fronti, e faccio riferimento a una cosa che è accaduta ieri qui a Siena, e vorrei, sono curioso di sapere insomma un po' cosa accade da questo punto di vista anche a Firenze su questa situazione. Vale a dire, dunque ieri sono stati avviati dei lavori per la costruzione di un The Horse, quindi di una pedana esterna con una copertura in piazza San Giovanni di un locale che vuole, gestito da Opera Laboratori Fiorentini, che appunto ha avviato questi lavori. Lavori ampiamente annunciati circa 2 settimane fa, noi avevamo fatto un servizio proprio su questo. Ecco, si è scatenato ovviamente un tam tam, come potrai immaginare, da WhatsApp ai social, con i cittadini che si sono scatenati sull'argomento. Successivamente poi il comune è intervenuto bloccando tutto, precisando che secondo il comune non ci sarebbero autorizzazioni. Dall'altra parte però ecco, è questo il tema, il responsabile Stefano Di Bello dice, qui dobbiamo anche pensare un po' a destagionalizzare questa città, se non creiamo qualcosa che permette poi di rendere viva la città anche nei mesi invernali è un problema. Quindi si pone appunto di nuovo questa questione: da una parte la necessità di far lavorare il turismo, visto che finalmente insomma Siena si sta rendendo conto che non c'è più il Monte dei Paschi ma c'è qualcosa che si chiama turismo e deve farlo lavorare, con però le, chiamiamole, tradizioni o comunque una volontà di non ampliarla troppo questa città tra virgolette ristorante. Qual è secondo te la situazione anche in altre città? Come la leggi questa cosa? Allora, qualche quotidiano la tavolinizzazione selvaggia, esatto, se la vogliamo chiamare così, l'ha definita la sagra.
specificatamente il Corriere Fiorentino in riferimento al centro di Firenze ormai qualche tempo fa, perché sono stati concessi spazi di suolo pubblico per quei locali che dovevano avere gli spazi all'aperto, lo sappiamo, non c'era la possibilità di fare ristorazione all'interno. Su questo registro, per esempio, ieri l'intervento del direttore degli Uffizi, sempre vulcanico, Heike Schmidt, era invitato a un convegno organizzato congiuntamente dal Comune di Firenze e dal Comune di Venezia, proprio sulle questioni turistiche. Schmidt l'ha detto senza mezzi termini. Bisogna far pagare chi sporca, riferimento a non i ristoranti, ma per esempio le varie botteghe, i vari, vogliamo chiamarli, paninai, che ci sono soprattutto nel centro di Firenze, perché favoriscono il fatto che i turisti vadano a mangiare non in un luogo definito, ma che vadano a giro per la città, magari con dei comportamenti non propriamente urbani, lasciando cartacce, certo, e unto vario ed eventuale. Gli affitti selvaggi di privati, soprattutto la questione Airbnb, Schmidt ha puntato anche su quello. Ci sono i mini market che vanno limitati. Insomma, ieri è andato in bella scivolata. Il fatto che questo tema, per esempio, dei dehors, dei tavolini, sia ancora all'attenzione è testimoniato dalla questione per cui Palazzo Vecchio, il Comune di Firenze, sta pensando di reimpostare questa misura nel 2022, ma con modalità diverse, perché in epoca di emergenza si è andati in, diciamo, deroga, per cui è stato concesso senza pagamento di suolo pubblico, certo. Sono state fatte delle concessioni anche abbastanza larghe, abbastanza ampie, si sta pensando di riproporre, ma con dei paletti molto più stringenti, forse perché abbiamo capito che quella era una soluzione tampone, che evidentemente è andata incontro alle necessità soprattutto dei ristoratori, che può essere un qualcosa di replicabile anche in momenti, auspichiamoci, normali nel prossimo futuro. Ci deve essere però una regolamentazione, perché se prima del marzo 2020 parlavamo di turismo selvaggio a Firenze, ma non solo a Firenze, certo, Firenze, che ad altre città toscane, ecco, non dobbiamo ricadere di nuovo nella stessa situazione con istanze che poi possono tornare a rialimentare quei flussi che alla fine non portavano cultura a Firenze, ma portavano soltanto traffico, intasamento e magari anche proposte che andavano incontro a non degli interessi altissimi di turismo, non la valorizzazione che si conviene, insomma, a città come Firenze, Siena, Pisa, Lucca, potrei andare avanti. Assolutamente. Allora, io ti ringrazio per essere stato con noi anche oggi, ti lascio ovviamente al tuo lavoro, grazie a Giovanni Ciappelli di Radio Toscana. Grazie a voi, buon proseguimento di trasmissione. Allora, è il momento di una piccolissima pausa, restate con noi, Buongiorno Siena torna tra poco. Di nuovo buongiorno a tutti e bentornati all'interno di Buongiorno Siena. Vi ricordo che vi terremo compagnia fino alle ore 9, lo stiamo facendo già dalle 7.30, prima con la rassegna stampa, poi con il nostro primo ospite. Tra poco sentiremo un nuovo ospite che sarà collegato con noi e sarà il sindaco di Buonconvento, Riccardo Conti. Perché? Perché il tema un po' del giorno è senza dubbio l'entrata in funzione dei due tutor, uno che è situato nell'80 della Siena Grosseto e l'altro che è situato sulla Cassia all'altezza di Isola d'Arbia. In questo caso e in entrambi i casi si tratta di un autovelox che poi il Comune di Siena ha deciso di trasformare in tutor. Questa mattina l'entrata in funzione ufficiale, quindi tra poco, oltre al nostro ospite, andremo anche a vedere il viaggio che Simona Sassetti ha fatto proprio questa mattina per vedere quelle che sono, diciamo così, andando sul campo, le vere criticità. Prima di farlo, abbiamo finito poco fa di parlare della copertura che è stata installata in Piazza San Giovanni, o comunque i cui lavori sono partiti ieri, poi il Comune ha deciso di fermare tutto, di bloccare i lavori stessi, e allora andiamo a vedere proprio su questo argomento il servizio che abbiamo realizzato ieri. È sospeso il cantiere per un giorno, stiamo facendo le ultime verifiche, abbiamo dimostrato agli organi competenti qual è la nostra
obiettivo. Il nostro obiettivo è continuare l'attività in quella che noi definiamo ormai da anni l'altra stagione. Lo vorremmo fare a Siena perché teniamo aperti tutti i monumenti, vorremmo tenere aperte anche l'accoglienza. Solo così potremo davvero destagionalizzare. Lo stiamo facendo con coraggio, con convinzione e determinazione. So che è difficile, però tutti insieme possiamo farcela. In questo periodo stiamo facendo molta comunicazione per far venire le persone a Siena dagli servizi. Abbiamo creato un progetto che si chiama Cultura dell'Ospitalità, che prevede la possibilità di non chiudere le attività di accoglienza come normalmente vengono fatte nelle città turistiche. Non vogliamo essere una gelateria noi, noi vogliamo essere un qualcosa che lavora tutto l'anno, perché è tutto l'anno che dobbiamo dare questa ospitalità. Per farlo, ovviamente qui al Battistero Bistrò, che è chiuso per 3 giorni e che da sabato lo riapriremo, mentre il ristorante al Vicolo delle Carrozze è in continua attività, stiamo creando una struttura mobile solo per il periodo invernale, in realtà fino al 31 di dicembre, attraverso un progetto che lavorerà per poter continuare e poter offrire anche nel periodo invernale un'accoglienza efficace. Metteremo una struttura di grande qualità, con grande impatto scenico, con piante e quant'altro, proprio per creare una situazione, lo so, un po' nuova per Siena. E allora queste erano le parole di Stefano Di Bello, responsabile di Opera Laboratori, e quindi questo è anche quello che il nostro sito Radio Siena TV ha riportato nella giornata di ieri. Bistrò Battistero, sospeso il montaggio della struttura coperta temporanea. Il progetto prevede un giardino d'inverno creato con 2 antiche limonaie in ferro battuto. Il bistrò è gestito appunto da Opera Laboratori e appunto ci sono le parole di Stefano Di Bello che avete sentito. Dall'altra parte il comune che precisa: nessuna autorizzazione. Sono stati sospesi quindi i lavori di montaggio di questa struttura temporanea e il tutto è accaduto intorno alle 11 di ieri mattina. Stiamo a vedere ovviamente anche su questo cosa accadrà, come andrà avanti questa situazione. Allora, noi adesso cambiamo argomento e, come preannunciato, il tema che andiamo a trattare è quello dei tutor. Cassia e l'80, il giorno dei tutor, lo abbiamo detto, l'abbiamo letto anche sulla Nazione oltre che sugli altri quotidiani. Dopo il lungo iter burocratico e la sperimentazione, entrano in funzione i nuovi controlli sulla velocità. E quindi, adesso ci sarà da capire quali saranno le reazioni. Noi intanto oggi abbiamo deciso di fare un viaggio, come se fossimo dei pendolari, anche perché poi vorremmo cercare di capire se e quanto saranno penalizzati proprio gli stessi pendolari, coloro che dai comuni limitrofi arrivano verso Siena. E allora, questa mattina la nostra Simona Sassetti ha fatto per noi un viaggio proprio sulla Cassia e proprio attraverso il tutor. Oggi è attivo il tutor che rileva la velocità e si trova all'altezza di Dungola Cassia, all'altezza di Colle Malamerenda. Ma come vedete, per un pendolare la vita è difficile fin dalle frazioni, di Monteroli d'Arbia, ossia adesso siamo fra More di Cuna e Ponte a Tressa, dove, come vedete, siamo fermi, incolonnati, niente, non ci stiamo muovendo, quindi sarà un viaggio sicuramente pieno di ostacoli. Come vedete, restiamo fermi, abbiamo fatto pochi metri, adesso siamo proprio all'altezza di Ponte a Tressa e stiamo andando a passo d'uomo. Chiaramente qua c'è anche un semaforo che sicuramente non aiuta per quanto riguarda la fluidità del traffico, però adesso stiamo andando veramente a passo d'uomo. Con una bicicletta sicuramente andrebbe più veloce di noi. Adesso siamo appena arrivati dentro Isola d'Arbia,
siamo di nuovo fermi e come vedete quindi il nostro viaggio ancora una volta è pieno di ostacoli. Ci abbiamo messo ben 10 minuti ad arrivare da More di Cuna a Isola d'Arbia, un tratto che sicuramente senza fila viene percorso, e come vedete siamo di nuovo fermi. Adesso proprio siamo fermi, non capiamo se è per il passaggio a livello o per la fila. Fatto sta che come vedete non ci muoviamo, anzi siamo completamente fermi, immersi nel traffico mattutino. Adesso come vedete siamo nel tratto di inizio del controllo della velocità, chiaramente stiamo rispettando la velocità richiesta. Come vedete questo è un po' un viaggio dell'apocalisse, un po' un'odissea, perché chiaramente siamo partiti alle 7:20 e come vedete sono le 7:49 e siamo ancora a Colle Malamerenda, partiti da all'altezza di More di Cuna, quindi chiaramente serve un po' di tempo per arrivare. Serve un po' di pazienza, ecco, diciamo, per arrivare a Siena, perché comunque a quest'ora del mattino, quindi la fascia oraria che va dalle 7 alle 8 e mezzo, il traffico è veramente intenso. Questo è il viaggio di Simona Sassetti proprio di questa mattina per raccontare quello che accade, e noi lo faremo tra pochissimo con il nostro nuovo ospite per cercare di capire quali sono le criticità proprio sulla Cassia. Piccolissima pausa e poi torniamo insieme. Bentornati a Buongiorno Siena. Allora, come avete visto, code, traffico intenso, tanta pazienza per i pendolari che devono raggiungere Siena partendo appunto dalle zone, dai comuni limitrofi. Oggi stiamo parlando in particolare della Cassia, e come promesso vado a salutare il nostro nuovo ospite. Buongiorno e benvenuto a Riccardo Conti, sindaco di Buonconvento. Buongiorno sindaco. Salve, buongiorno, benvenuti a tutti e grazie dell'invito e dell'ospitalità per questa occasione di stare insieme stamane e di trattare un argomento importante, specialmente per il mio comune, che è certo il tema della viabilità, il tema della necessità di dover far riferimento al capoluogo di Siena con una mobilità che soffre, come sicuramente avrai già certo evidenziato, di grossi problemi. Esatto, allora sindaco, sì, una viabilità che insomma già non partiva avvantaggiata, mi sembra di capire, però adesso con anche questa installazione dei tutor, si parla ovviamente dell'80 della Siena Grosseto, ma il tratto che interessa principalmente lei è ovviamente quello di Colle Malamerenda, come può condizionare ancora di più il traffico? Ma diciamo che la questione del tutor, di per sé il tutor nasce, come tutti gli strumenti di rivelazione elettronica, è un dispositivo che nasce per la tutela e la sicurezza su tratti di viabilità dove ci possono essere quindi delle criticità emerse, tant'è che questi dispositivi hanno comunque a monte delle autorizzazioni dove vengono riconosciuti come dispositivi di prevenzione anche del rischio su queste strade. La criticità grossa della viabilità, quella diventa diciamo ulteriore un contesto. La Cassia ha dei problemi strutturali di fondo, la Cassia ha veramente dei problemi strutturali. A monte di quel tutor c'è un passaggio a livello, a monte di quel passaggio a livello ci sono dei centri abitati, ci sono comunque dei percorsi in cui il traffico, sia per l'intensità ma anche per la tipologia, ormai ovviamente sulle strade nostre, sulla nostra Cassia, passano sia camion che autobus che macchine di pendolari e studenti, e questo non è più supportabile in una condizione per la quale si trova adesso la Cassia. Certo. Quindi diciamo è un problema nel problema, diciamo, ma non solo lo strumento di rivelazione dovrebbe essere uno strumento di tutela per
chi percorre quei tratti in bicicletta, per chi si accinge ad attraversare una strada, per chi ovviamente si trova alla guida. Beh, però ora qui mi viene da, anche se il tutor non l'ha installato lei, ma è stato richiesto dal Comune di Siena, però mi viene spontanea una domanda. Si parla di sicurezza, ma è stato installato in un tratto senza abitazioni. Queste sono scelte quindi che ponderate dall'amministrazione del Comune di Siena. Il tratto ovviamente è un tratto molto soggetto a questa criticità, ovvero della viabilità, e quindi come tutte le scelte sono contestabili, certo. Dal momento in cui non si guarda solamente il fine di quell'utilizzo, ma si guarda in un complesso qual è la situazione generale della strada, che sottolineo ha necessità di interventi. Certo, assolutamente. Ecco, proprio alcune settimane fa abbiamo parlato di viabilità nella mia trasmissione del martedì. In quel caso, in quell'occasione, il presidente dell'amministrazione provinciale, Silvio Franceschelli, ci dette comunque delle notizie abbastanza rassicuranti circa appunto la eventuale ripartenza dei lavori sulla Cassia. A che punto siamo, sindaco? Ma guardi, su questo anche io sono aggiornato in merito alle notizie del nostro presidente della provincia, e quindi le notizie, gli aggiornamenti, le fonti ufficiali confermo che sono quelle che ha ribadito il presidente. Da parte mia sottolineo la necessità di avere questa consapevolezza. Inoltre io sono un grande sostenitore anche di uno sviluppo di mobilità diverso da quello su gomma. Io sono un grande sostenitore della viabilità su rotaia. Buonconvento come hub di collegamento per tutta la Val d'Orcia necessiterebbe di un potenziamento del trasporto su linea ferroviaria. Con il treno in 22 minuti si raggiunge il capoluogo, cosa che non si fa con la macchina. Come avete detto, ci vogliono 50 minuti, 60 minuti a volte, quindi una media di percorrenza troppo alta, anche se e questo è un fattore determinante. Il trasporto e lo sviluppo di una metropolitana di superficie che comunque consenta a tutti di avere a orari scandite con una periodicità di riferimento un trasporto sicuro su tutto il territorio della provincia di Siena permetterebbe di alleggerire molto il traffico sulla strada, di allentare quella che è un po' la pressione su un tratto che ancora ha necessità di essere rafforzato. Nel frattempo confidiamo sulla buona pratica delle opere pubbliche per un futuro raddoppio e proseguimento della Monteroni-Monsindoli, però nel frattempo che cosa facciamo? Dobbiamo investire su una politica diversa di mobilità. Quando io da Buonconvento vedo partire 4-5 pullman tutti insieme, perché comunque è Buonconvento un punto di raccordo per, come certo. Dicevo prima, per la parte sud della provincia, non vedo il motivo perché non debba essere invece potenziato un altro sistema di linea, perché poi si intrecciano con i passaggi pedonali. Giustamente che sono supportate anche delle lanterne semaforiche a chiamata, con i lavori abbiamo visto anche a Ponte d'Arbia, se fosse partita la sua collega da Buonconvento sarebbe sempre no a metà del cammino. Ma perché? Perché è un problema grosso, ma è un problema per l'emergenza sanitaria, certo, pensiamo solamente per il turista, che il turista tanto ne ha tempo da investire nella sua giornata, il pendolare, lo studente, il lavoratore, colui che ha da andare all'ospedale sia per diagnosi, quindi per un discorso di prevenzione anche di patologie, ma per emergenza. Insomma, abbiamo messo e siamo in una condizione di dover ragionare su questo, perché il sistema di mobilità è in crisi. Poi ovviamente il tratto con queste altre percorrenze ha anche diversi strumenti di rivelazione elettronica, uno l'ho anche io nel mio comune, uno nel comune di Monteroni, quindi è un ulteriore aggravo per chi poi si trova a mettersi in macchina, certo, di dover fare conti con tantissimi fattori che, anche se nella singolarità di ognuno, nell'insieme creano una situazione che non è più sostenibile. Secondo lei, anche se in parte ha già risposto dando questa lettura ovviamente appunto basata sull'utilizzo di mezzi alternativi, però ecco, nell'immediato ci potrebbero essere delle altre soluzioni, visto che poi alla fine i più penalizzati sono i cittadini stessi, insomma.
Ma altre soluzioni? Le soluzioni, diciamo che le soluzioni, alcune io spero nell'immediato, siano il compimento dei lavori lì che stanno facendo all'Isola d'Arbia per la rotatoria. Certo. Quello è un elemento subito dopo il passaggio a livello che dovrebbe permettere una, diciamo così, agevolezza diversa, perché non ci scordiamo adesso, da chi viene dalla Bretella di Renaccio e chi viene da Colle Malamerenda e trova il passaggio a livello chiuso, ha difficoltà anche in mettersi in quel tratto di strada, e quindi un ulteriore elemento di penalizzazione per chi deve viaggiare con la macchina e si trova poi a fare conti con la strada, con le previsioni del tempo, perché questo anche il maltempo d'inverno aumenta anche il rischio su strada, quindi dobbiamo fare conti anche alla pericolosità poi del manto stradale. E quindi ecco, io intanto confido sulla prossima realizzazione di quello svincolo come ulteriore, diciamo così, segnale per dare un minimo di viabilità. E ovviamente poi, come le dicevo prima, io aspirerei veramente anche in un cambio di ideologia su quello che è il trasporto su rotaia, e allo stesso tempo augurandosi che quelle che sono le misure finanziarie anche previste dallo Stato per la nuova progettazione sul tratto di strada in oggetto di prima diventi un fattore concreto, perché agli occhi di tutti quanto duole, insomma, vedere quel progetto incompiuto e quanto poi dopo ne dobbiamo fare conti, perché comunque, come dicevamo prima, non solo Buon Convento, quindi non solo il mio comune, ma tutti i miei comuni che limitrofi e che orbitano sul capoluogo hanno necessità comunque di avere una certezza. Io vi dico anche un'altra cosa da un punto di vista di consapevolezza: Buon Convento è, da un punto di vista di consapevolezza, molto legato al problema del rischio idraulico, no? E sulla cassa, ovviamente, quali ci sono anche delle problematiche importanti? Ci sono le infrastrutture, quindi di collegamento, i ponti. Basare tutto il trasporto sulla strada, quindi sul mezzo, su ruota, una volta che noi abbiamo qua il ponte dell'Ombrone, sulla cassa che ha bisogno di un nuovo ponte, e spero anche questo nei prossimi anni sia diventato un obiettivo concreto, penalizzare e fermare un'arteria importante perché si basa tutto il trasporto su gomma significa dividere in due la provincia, quindi anche quello, avere una consapevolezza di una via alternativa di mobilità e potenziarla negli anni proprio per allentare la pressione su questa strada che adesso ha bisogno veramente di essere ripensata per i prossimi 20-30 anni, perché la visione del nostro paese va attraverso anche il PNRR va vista secondo il nuovo progetto di sviluppo per i prossimi 20-30 anni, 40 anni, 50 anni. Siamo stati colpiti da una pandemia mondiale che non ci aspettavamo, e forse è quella, diciamo sì, dopo gli anni 20, dopo il secondo dopoguerra, la crisi più importante che abbiamo avuto. Dobbiamo saper riprogettare il nostro futuro anche partendo dalle criticità delle infrastrutture. Assolutamente, nell'immediato si può solo sperare che questo tutor rappresenti davvero uno strumento di sicurezza e non un ulteriore ostacolo, visto che il cittadino ha già il passaggio a livello e tutto il resto sarebbe davvero il massimo, insomma. Allora, grazie. Grazie al sindaco di Buon Convento Riccardo Conti per essere stato con noi questa mattina all'interno di Buongiorno Siena. Ci sentiremo sicuramente in altre occasioni. Grazie. Bene, grazie a voi veramente anche per aver trattato insieme un argomento così importante che sta a cuore sicuramente non solo a me ma a tutta la provincia di Siena. Grazie davvero ancora e buona giornata. Buona giornata al sindaco di Buon Convento Riccardo Conti, e noi ci fermiamo per una piccolissima pausa, ci stiamo avviando verso la conclusione di questa puntata di oggi di Buongiorno Siena, ci fermiamo un attimo e poi saremo di nuovo insieme. Buongiorno Siena, eccoci verso la conclusione della nostra puntata di oggi. Abbiamo trattato principalmente l'argomento legato all'entrata in funzione del tutor sulla Cassia all'altezza di Colle di Malamerenda e anche sull'8-0 della Siena Grosseto. Altro tema prima di concludere, che insomma del quale si è trattato ieri all'interno del Consiglio Comunale,
Poco fa con il sindaco di Buonconvento abbiamo parlato di mobilità, abbiamo parlato di trasporto ovviamente su gomma, ma anche quello su rotaia, che il sindaco insomma ha cercato di valorizzare e insomma viene vista come una valida alternativa. Altro tipo di mobilità è senza dubbio quello con le bici, e a Siena è attivo, come sapete, ormai da un po' di tempo il bike sharing. Questo bike sharing però ha subito ieri in Consiglio Comunale degli adeguamenti, visto che spesso veniva utilizzato per fini commerciali, e quindi ci sono stati degli adeguamenti proprio al regolamento. Andiamo a sentire di cosa si tratta. Abbiamo predisposto una modifica del regolamento che vada appunto a esplicitare qual è la finalità del servizio di bike sharing, che è un servizio del Comune di Siena per favorire la cosiddetta mobilità dolce, che siano spostamenti da punto a punto della città e non un supporto a attività legittime evidentemente, ma che hanno una natura commerciale e professionale. Questa iniziativa trae alle mosse anche da questo utilizzo improprio che abbiamo verificato essersi ormai affermato in città, e a alcuni episodi spiacevoli che sono accaduti nelle maggiori stazioni di posizionamento delle biciclette, dove negli orari di punta le persone che si erano abituate a utilizzare il mezzo comunale per la propria attività professionale hanno purtroppo una specie di convenzione ad escludere chi invece aveva bisogno della bicicletta, una specie di cordone che non permetteva agli utenti ordinari di poter utilizzare la bici. Con questa modifica del regolamento vogliamo bloccare questa attività impropria, prevedendo non solo la sanzione economica, perché consapevoli del fatto anche che le persone che svolgono questa attività lavorativa non dispongono di redditi particolarmente elevati, per cui riteniamo più utile che la sanzione possa essere a fronte di reiterate comportamenti non rispondenti al regolamento, una soppressione della tessera che abilita il servizio. E questo era il tema legato appunto al bike sharing. Siamo in conclusione della nostra trasmissione di oggi, giornata intensa che seguiremo ovviamente con la nostra redazione, molti temi che tratteremo, ad esempio quello della Commissione Rossi che torna a riunirsi, torna a effettuare le proprie audizioni, una commissione che sta lavorando molto in maniera molto intensa a questa appunto al caso della morte di David Rossi. Oggi verranno ascoltati Carla Ciani ed Emanuele Dragoni. Emanuele Dragoni è il proprietario del motorino accanto a cui cadde David. Carla Ciani è invece la mental coach di David Rossi. Il calendario prosegue in maniera spedita, lo ricordiamo, insomma la commissione alcuni mesi fa aveva fatto tappa anche a Siena proprio per andare a effettuare dei sopralluoghi nei punti strategici e appunto proprio andare a vedere sul posto il luogo dove David Rossi appunto aveva perso la vita. Questo e altri sono i temi che seguiremo oggi con la nostra redazione. Allora io ringrazio tutti voi che ci avete seguito all'interno di Buongiorno Siena, prima con la rassegna stampa, prima con i nostri e poi con i nostri approfondimenti. Ringrazio Samu Piras che come sempre ha curato la regia. Domani tornerà al timone della trasmissione Giulia Maestrini, se ovviamente non sarà domani sarà lunedì, ma insomma noi ovviamente la aspettiamo per il suo format Buongiorno Siena. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, una buona giornata e un buon proseguimento con i nostri programmi.